Grazie a tutti, ma mancavo da 2 anni, a me sembra di essere stato più spesso a Palazzago che dai miei genitori. Beh, ogni anno vengo almeno 10 volte a Palazzago, quindi ormai conosco le vie, mi ricordo di mezze moschee, mezzi centri immigrati, tutto. Comunque sono stato prima di venire qua a Sedrina a inaugurare la sede della Lega e devo dire che sono stato contento al di là della tanta gente, perché a benedire la sede della Lega c'erano i 2 parroci del paese e li ringrazio profondamente, perché non sono tutti a cantare per la ciao in chiesa, ci sono anche quelli che in chiesa e fuori dalla chiesa parlano di Dio, quindi e ogni tanto fa bene ricordarselo. Ragazzi, non la faccio lunga, anche perché giuro che non mi ero accorto quando ho confermato di essere qua sabato 15 che c'era Atalanta-Roma. Ho capito, non è colpa mia, mettete un maxi schermo, fate qualcosa, proiettatela. Tanto io da milanista di calcio non parlo, dopo le 5 pere che abbiamo preso a Bergamo evito di occuparmi di calcio e mi occupo di pallavolo o di pallacanestro. Lo diceva Max, sì, è stata una settimana un pochino diversa, perché quando ho fatto la tessera della Lega era il novembre del 1990, quindi è passato qualche anno, non avrei mai pensato un giorno di leggermi 100 pagine del tribunale, gli avvocati, l'articolo del codice penale, l'aggravante, è il PM, è il tribunale dei ministri. Però mia nonna mi ha insegnato: male non fare, paura non avere, se devo andare a processo andiamo a processo, perché difendere i cittadini italiani è un mio dovere, non era un mio diritto, mi pagavate lo stipendio per questo. Quindi, e aspetto anche voi, magari noi facciamo, temo che il viaggetto sia lungo, perché se mi rinviano il giudizio mi rinviano il giudizio a Catania, quindi bisogna partire da Palazzago di primo mattino. Però ragazzi, scherzi a parte, se uno avesse, ma questo non vale per la politica, vale per il lavoro che voi fate domani o per la vita in famiglia o per la vita in associazione, se uno vive con paura non va da nessuna parte. Se uno quando va in azienda ha paura, se uno quando sale sul camion ha paura, se uno quando torna a casa la sera ha paura, se uno quando incontra il prossimo ha paura, che brutta vita. Ne abbiamo una, il buon Dio ci ha dato una vita. Ogni tanto dobbiamo ricordarci dell'enorme regalo che ci è dato, e quindi quando Max ricordava come vivono male quelli là e che vivono di rabbia, di odio, di rancore, di invidia, di gelosia, ormai ho capito che non vale la pena rispondere alla loro rabbia con rabbia. Teniamoci il sorriso dei nostri figli, il sorriso delle nostre mogli, il sorriso dei nostri mariti, la bellezza delle nostre valli, la fortuna di avere un lavoro, di avere buona salute. Già siamo fortunati. Poi noi che facciamo politica siamo anche più fortunati, perché qua ci sono tanti militanti, anzi oggi ringrazio, pensate che fra oggi e domani ci sono gazebo della Lega in 2000 città italiane, c'è gente che ha il freddo, al caldo, al sole, sotto l'acqua, 2000. Ma detto che a Bergamo hanno già finito tutte le tessere e le dobbiamo stampare. Però per dirvi, questa è la vita vera, però la certezza è che i telegiornali non faranno vedere nulla, i giornali, le radio cercano di nascondere la vita vera, perché i telegiornali fanno vedere Conte che litiga con Renzi, Di Maio che litiga con Zingaretti, c'è la nuova moda delle sardine. Quando pensate che settimana scorsa, anzi lunedì, ero a Padova
In un palazzetto dello sport straordinario, 3.000 persone con la gente fuori, c'era Luca Zaia, abbiamo parlato di Olimpiadi, e io ricordo che se ci saranno le Olimpiadi in Lombardia e in Veneto è solo grazie alla Lega, e sono soldi che arriveranno grazie alla Lega, perché sia il PD che i 5 Stelle hanno dormito. E c'era Zaia, c'era Cristian Ghedina, lo sciatore, a parlare di sport, si parlava di alberghi, di imprese, di commercio, di edilizia, di turismo, 3.000 persone, una bellissima serata, e il quotidiano di Padova, del gruppo di sinistra della Repubblica, tutta la sera aveva sul suo sito questi 3.000 con sindaci, governatori, imprenditori, operai, campioni mondiali di sport, che erano lì dentro, non esistevano. E l'unico titolo di politica è che c'erano in piazza alcune sardine che protestavano contro Salvini. E per farvi capire che abbiamo bisogno di voi, che parliate, cercheranno di nascondere la vita vera, portiamola fuori da questo palazzetto, la vita vera, domani in ufficio, in negozio, in parrocchia, al campo sportivo dei nostri figli. La vita vera ci dice che l'economia italiana sta morendo. Quante aziende stanno chiudendo in provincia di Bergamo? Quanti negozi? Quanti artigiani? Quante partite IVA? L'edilizia, stanno massacrando l'edilizia. Nostro compito, quando torneremo al governo, perché torneremo al governo, è rilanciare come prima cosa l'edilizia in tutta Italia, semplificando i permessi, lasciando la gente costruire. Matte belle, impalcature, i ponteggi, la gente che lavora, questi odiano i cantieri, stanno fermando tutto. Pensate che io domani sono a Roma, e solo in comune a Roma, se c'è qualche architetto o qualche geometra qua, impazzirà. Sono ferme, ne parleremo domani, 235.000 pratiche edilizie, alcune delle quali risalgono al 1982, e siamo nel 2020. E poi a Roma dicono, il sindaco, quella poveretta, dice che non ha i soldi per sistemare le metropolitane. Ma tu pensi quanti operai metti al lavoro, quanti artigiani, quanti muratori fai lavorare se porti avanti quelle 200.000 pratiche edilizie? Noi vogliamo aprire cantieri in tutta Italia, cantieri su strade, autostrade, case, ospedali, asili, scuole, lavoro, lavoro. E invece il TG1 ci parla di ste cazzo di sardine, ma chi se ne frega? E la prescrizione, questi è un mese che stanno litigando sulla prescrizione, vi rendete conto? E intanto hanno tolto la flat tax alle partite IVA agli artigiani, si sono inventati la tassa sulla plastica, che peraltro arriva anche nella bergamasca, perché uno non ci pensa, io ho incontrato gli imprenditori, l'acqua tu dove la bevi? Nella bottiglietta. Se io ti raddoppio la tassa sulla bottiglietta d'acqua, non danneggio solo quello che produce la bottiglietta, danneggio anche quello che produce l'acqua, perché la devo vendere più cara, le famiglie già non hanno quattrini in tasca, e quindi magari rischio di licenziare un po' di operai. È una follia. L'unica cosa su cui sono andati d'accordo in 5 mesi è stato l'altro giorno in aula, quando hanno votato tutti, PD, 5 Stelle, Leu, Renzi e scappati di casa Vari, per mandare a processo Matteo Salvini. Mi hanno fatto un regalo. Io vi posso dire che mi hanno fatto un regalo, perché se hai ragione non hai paura di niente e di nessuno. Io confido che in quel tribunale ci sia un giudice che, come altri hanno già fatto, dirà: Salvini non solo ha fatto il suo dovere, ma ha fatto bene il suo dovere. Perché i confini di un paese sono sacri. I confini di un paese sono sacri. Guarda, ma nulla succede per caso, Se badate, nel primo mese e mezzo di quest'anno gli sbarchi sono aumentati dell'800%,
è una delle poche robe che l'inesistente ministro dell'interno attuale ha fatto, è mandare una circolare per aumentare i soldi che verranno dati a chi gestisce i richiedenti asilo. Cioè, l'esatto contrario, noi ci abbiamo messo un anno per chiudere i porti, chiudere i rubinetti e chiudere i portafogli. Questi in 5 mesi hanno riaperto i porti, riaperto i rubinetti e riaperto i portafogli. Io vi dico che quando torniamo al governo farò esattamente quello che ho fatto da ministro. E in Italia senza permesso non si entra. Punto. E se saranno altri processi, saranno altri processi. Tanto. Mercoledì hanno chiuso l'altra indagine al Tribunale di Milano, stavolta, perché siamo in un paese incredibile, anche lì vengo rinviato a giudizio perché sono stato denunciato da Carola. Cioè, sono stato denunciato da una tizia tedesca che ha speronato una nave militare italiana con dei militari a bordo, e a processo ci vado io perché l'ho diffamata. Ma io anche lì sono curioso di andare in quell'aula di tribunale, perché vorrei sapere se fosse accaduto il contrario. Cioè, se un militare italiano in un porto tedesco o un volontario bergamasco, ecco, un volontario parte da Palazzago, guida una nave di un ONG, raccatta 100-150 immigrati nel mare del nord, contro la legge entra nel porto di Amburgo, gli dicono stai fermo lì, questo di notte tira dritto e sperona una moto vedetta militare tedesca con 5 militari tedeschi a bordo. Secondo voi che fine fa quel bergamasco? No. Però ragazzi, sono così assurdi che la gente ragiona con la sua testa, nonostante giornali, radio e televisioni parlino di altro. Quindi io vi chiedo di essere sempre attenti, di non perdere mai né la speranza né la voglia di cambiare. Abbiamo dimostrato in un anno che cosa sa fare la Lega al governo. Guai a chi toccherà quota 100 per tornare alla legge Fornero, non glielo permetteremo mai di cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. In un anno abbiamo approvato, lo ricordo, ci abbiamo provato per una vita, non ci eravamo mai riusciti, l'abbiamo approvata. La legge sulla legittima difesa. Adesso se entri in casa mia ho diritto di difendermi, e quello che deve avere paura sei tu delinquente. Non sono io persona per bene che mi trovo un rapinatore nel mio negozio. Abbiamo approvato, a proposito di donne, siccome a sinistra fanno i fenomeni, la legge che ha voluto Giulia Bongiorno sul codice rosso. Adesso una donna minacciata o molestata o aggredita che fa denuncia deve essere per legge convocata dal giudice entro 3 giorni. Quante vite salverà questa legge? Quante violenze, quante morti riderà questa legge? Poche chiacchiere, fatti. Poi alcune robe che avevamo quasi finito, questi cretini le hanno stoppate. Infatti questa settimana, se non ricordo male, martedì, il gruppo della Lega al Senato, e ve lo dico, così se le televisioni non nasconderanno, sappiate che martedì mattina i senatori della Lega saranno a Roma davanti al Ministero del Lavoro, perché è ferma da 6 mesi e manca solo il passaggio finale, la legge per mettere telecamere negli asili nido, nelle scuole materne, nelle case di riposo, per difendere i bambini, gli anziani e i disabili. Ferma, ferma. Abbiamo provata e ferma in commissione, perché questi litigano sulla prescrizione. Ed è solo uno dei tanti esempi dell'incapacità di questa gente. Certo, il profumo della poltrona e lo stipendio a fine mese per gente che se torna a casa non si ricorda neanche come ci si alza alle 6 della mattina per andare in fabbrica, ammesso e non concesso che sappiano cosa si fa in fabbrica, è chiaro che staranno
attaccateli il più possibile, però la storia spazza via la gente incapace che ha paura. L'economia la vedete, già l'economia italiana è l'ultima in Europa. Oggi vedevo che c'era polemica sui giornali perché ho detto una roba che mi sembra fin banale. Ho detto: noi siamo in Europa per cambiare l'Europa, cambiare le regole sull'agricoltura, sul commercio, sulla caccia, sulla pesca, sulle banche. Se però dobbiamo stare in Europa, pagare le spese condominiali del condominio Europa, e poi sulla mia scala il riscaldamento non funziona, l'ascensore non funziona e i rifiuti non me li recuperano mai, e allora posso anche dire a un certo punto: o cambia l'amministratore del condominio o sono io che cambio appartamento, perché se pago ho diritto ad avere i servizi per cui pago. Non è che l'Italia debba pagare per aiutare gli altri. Ah, ma quindi vuoi uscire dall'Europa? No, io sto lavorando per stare meglio come Italia dentro l'Europa, ma se dovessi scegliere con la pistola puntata alla tempia, chi salvi? Salvi l'Unione Europea o salvi l'Italia e gli italiani? Tutta la vita l'Italia e gli italiani. Quindi va bene, l'Italia e gli italiani. Non mi sembra un ragionamento così complicato. A dire, se ci pensate un attimo, non siamo noi su questo palco che diciamo cose particolarmente intelligenti, perché quello che ho detto io non è frutto di uno studio di anni e anni. Cioè, voi a casa pagate le spese condominiali, sì, e se uno paga le spese condominiali si aspetta che funzioni la luce, il riscaldamento e che gli arrivi l'acqua in casa. Se dopo un po' che paga le spese non gli funziona il riscaldamento, questo o smette di pagare le spese o cambia l'amministratore. I geni non siamo noi della Lega, quelli della Lega non sono eroi, noi siamo semplicemente persone normali. Il problema è che gli altri sono quasi tutti in malafede, perché agli altri dell'Italia e degli italiani non gliene frega un accidente. Quindi viva le persone normali, viva le donne e gli uomini normali che sanno cosa significa sacrificarsi. Non la faccio lunga, anche perché inizio ad avere fame, confesso anche tu. So che stasera c'è un menù vegano per l'occasione. No. Basta con la carne. Voi ridete, sta arrivando in Parlamento Europeo l'ennesima proposta dove per la tutela dell'ambiente, la salvaguardia degli equilibri, eccetera, 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 rilanceranno in grande stile il fatto che bisogna mangiare alghe e insetti. Me la vedo una bella pomenta muccia con tre scarafaggi dietro. Però noi sorridiamo, ma lì c'è veramente qualcuno che vuole cambiare il nostro modo di mangiare, di lavorare, di vivere, di pregare? Io vi chiedo di difendere con le unghie e con i denti, se non per voi e per noi, per i nostri figli, la terra e l'identità e la cultura che ci hanno lasciato i nostri padri e i nostri nonni. Guai a chi cancella la propria lingua, la propria storia, i propri simboli, il proprio credo. Quindi siamo un popolo che nessuno fermerà mai, perché siamo qua il sabato sera, dopo una settimana di sacrifici, di incazzature e il mutuo, poi è pure la settimana di San Valentino questa, dove un applauso alle mogli e ai mariti. Fate un applauso alle mogli e ai mariti. No, ma, sì, parte il fatto che se uno è innamorato non dovrebbe dimostrare
dal 15 febbraio in poi che hai lavorato non prendendo due fiumi da clandestino al semaforo, come per la festa della donna. Vabbè, comunque ragazzi vi dico grazie, siamo a metà febbraio, noi li manteremo stretti, passo passo, metro per metro, non ne faremo scappare una. Io ringrazio i sindaci della Lega e fate un applauso ai sindaci della Lega che sono le nostre sentinelle sul territorio. E anche quando cadono si rialzano più forti di prima, anche da me. E andiamo a rivincere anche ad Almè, alla faccia di qualche fenomeno. Poi ringrazio anche consiglieri e assessori regionali, perché io sto girando l'Italia come un matto, ma come è amministrata Regione Lombardia non è amministrata nessun'altra regione italiana. Quindi con attenzione, con risparmio, con scrupolo, con prudenza, con onestà. E poi in bocca... Sai che? Stai volando? C'è Batman. Allora, mentre senti, no? Vabbè, poi dopo l'insalatina mista che mi mangio, poi ci faccio una chiacchierata. Ho sentito solo Prodi e già mi scadono le palle. No, ho capito. Ma guarda, ho capito dove vuoi arrivare. Tu stai dicendo, ma perché non hanno processato anche quelli là? Ma questa è la differenza fra la Lega e la sinistra. Io la sinistra non la voglio sconfiggere in tribunale, la voglio sconfiggere in cabina elettorale. Tu hai ragione. Ma noi ti manderà il processo Prodi, da Lega, Zingaretti. Siamo diversi, ma fortunatamente il buon Dio ci ha fatto diversi rispetto a qualcuno che anche l'altro giorno in aula ironizzava, faceva le pernacchie da maiale. Poi io mi incazzo come un bufalo, non quando se la prendono con me, a me possono dire quello che vogliono, io mi incazzo come una bestia quando prendono in mezzo i bambini che non c'entrano niente, perché i bambini sono sacri, abitiamo come ovunque. I bambini sono sacri e non si scherza con i bambini. Però ogni cosa ha il suo tempo, quindi vi dico grazie, vi prometto che noi non molleremo mai e se voi ci siete ci metteremo un mese, ci metteremo sei mesi, ci metteremo il tempo che ci vorrà, questi non potranno scappare all'infinito, prima o poi 60 milioni di italiani torneranno a votare, noi saremo pronti e per questo paese abbiamo le idee chiare e lo riportiamo primo paese d'Europa, non l'ultimo paese d'Europa, il paese più